importante, oltre che il dibattere le aree, diciamo, territoriali, le comunità locali, anche fare degli eventi come questo che parlano di aree tematiche, cioè di lavoro e di sviluppo in questo caso. E noi crediamo che si debba continuare a perseguire la politica economica e sociale dell'attuale governo Gentiloni, evitando demagogie e populismi, e continuando la strada degli investimenti. Questo governo ha fatto moltissimo, lo diceva prima il ministro Calenda, ci sono... Poi vado sulle navi, ma volevo fare una velocissima parentesi. Tante aziende in crisi sono state seguite passo passo, parlo di Ilva, parlo di Piaggio, con adesso l'investimento sui droni, la stessa Finmeccanica, Leonardo, si è aggiudicata recentemente un bando di gara europeo per la difesa sulla sicurezza marittima. E questo è quanto. Poi ci sono altri esempi che magari i colleghi possono riprendere. Per quanto riguarda invece la cantieristica, in questo momento Fincantieri è un'azienda di grande solidità. Fincantieri investe all'estero, compra all'estero, ha i cantieri pieni di lavoro e Roberta si ricorderà nel 2010 dove eravamo. Eravamo con i cantieri completamente scarichi, con quella visita che avete fatto in direzione tu e Mario Tullo, se non ricordo male, e praticamente avevamo una guardia costiera da fare a Castellammare e basta. Il cantiere di Stessi Ponente era dato per chiuso, quindi una situazione assolutamente drammatica. Con il governo a trazione PD abbiamo cominciato a mettere in pista delle cose molto concrete. La più concreta è la legge navale. La legge navale, di cui penso che Roberta sia un po' madrina, ma anche padrina. Anche... Papà e mamma. No, padrina no, che poi sembra un brutto termine. Però vorrei ricordare anche tutti i parlamentari liguri che hanno contribuito a questo risultato, che adesso brevemente vi dirò cos'è. Ho davanti qui Lorenzo Basso, ho ricordato Mario Tullo, ricordo Vito Vattuone, che è stato il relatore della legge in Senato all'epoca 2014. Ricordo anche che la legge navale, che dà lavoro ai cantieri liguri, ai cantieri alla sede liguri per circa 10 anni, è stata, cioè il 5 Stelle hanno votato contro e la Lega si è astenuta, mi sembra, poi in ultima battuta non ha votato contro ma si è astenuta. Legge navale significa un investimento pluriennale per progettare e costruire 10 navi della Marina Militare. Anche su questo punto è importante dire che sono navi ovviamente per la Marina Militare, ma che servono molto, hanno un taglio molto per protezione civile, per missioni umanitarie e ovviamente per il controllo delle coste. Sono progetti e costruzioni che sono molto commerciabili all'estero, quindi anche un volano per portarle fuori. Ma non basta. L'azione di governo a trazione PD ha contribuito pesantemente all'acquisizione, all'accordo per 7 costruzioni per la Marina del Qatar, che saranno costruite tra l'altro in Liguria. Oltre a questo c'è anche un grosso contratto di manutenzione post vendita che è comunque un lavoro che coinvolge anche molto Leonardo, quindi quando parliamo di Fincantieri e di sistema difesa parliamo anche di Leonardo, che perde molto lavoro. Chiudo la parentesi Fincantieri ricordando che con il governo Gentiloni si è arrivato a un accordo su STX con il governo francese. Ora, qui ne abbiamo sentite di tutti i colori, di cotte di crude. Io credo che sia giusto sottolineare la frase che ha detto Fincantieri Alvaro a Riva Trigoso, Alvaro della Fregata, 2 settimane fa, mi sembra, 2 sabati fa. Ci siamo presi un pezzo di Francia, perché quello è così, cioè è una cosa che fino a poco tempo fa era assolutamente impensabile. Quindi questo la dice lunga su diciamo cosa ha messo in campo l'attuale governo e i governi di trazione PD.
per quanto riguarda Fincantieri. Per chiudere, abbastanza, tanto, no, perché allora mi hanno detto inizi tu, dopo calendario. Allora, chiudo con qualche compito a casa. Allora, il primo compito a casa, ovviamente auspicando che vadano bene le elezioni, quindi che comunque venga riconfermata Roberta, venga riconfermata anche Calenda. I giovani e insistere su un argomento che si è perso nel tempo, ma è molto importante per le relazioni industriali. E un po' anche da quello che diceva Calenda si percepisce questo qua. A un certo punto, qualche anno fa, si parlava molto di cogestione, cioè della partecipazione dei lavoratori in azienda. Questo argomento qua si è un pochino perso e secondo me è da recuperare, soprattutto nei grandi gruppi. Non parlo solo di azionariato, ma parlo proprio di intervenire al modello tedesco nella cogestione dell'azienda. Questo, diciamo, è un rapporto molto meno conflittuale delle relazioni industriali, che è molto importante. Chiudo ancora ricordando un aspetto di questo governo, perché me lo fa venire in mente la presenza di Lorenzo, il grosso investimento che il governo Gentiloni ha fatto su Industry 4.0. Allora, il mondo del lavoro sta cambiando, cioè il mondo del lavoro sta cambiando e noi, cioè, dobbiamo avere una progettazione, una preparazione per essere pronti a non dover seguire l'onda, ma essere preparati a seguire il mondo che cambia. Grazie. Ciao. Buonasera a tutti, io sono Alessandro Buffa, sono un collega di Roberto. Anche io lavoro in Fincantieri, ovviamente lui ha parlato benissimo di quello che è la parte tecnica, ha spiegato un po' quello che è stato fatto dal nostro partito, dal mio partito e dal partito che rappresenta anche i lavoratori. Diciamolo forte a gran voce, perché noi del Partito Democratico rappresentiamo i lavoratori, gli operai, le persone che tutte le mattine si alzano e lavorano, e non dobbiamo vergognarci di dirlo, dobbiamo dirlo in giro. Questo è una parentesi, perché io parlo con la gente ce lo chiede, dobbiamo tirare fuori la faccia tutti, non solo i nostri candidati, anche noi, e far capire alla gente, al Movimento 5 Stelle, che non ci sono solo ladri all'interno del nostro partito, c'è gente onesta, c'è gente che si alza tutta la mattina, lavora e crede nel Partito Democratico, e i nostri candidati sono tutte persone oneste. Questo dobbiamo gridarlo, dobbiamo farlo noi, non possiamo pensare, dobbiamo dare una mano. Questo è uno sfogo, ma non è uno sfogo mio, è uno sfogo della gente, me lo chiede, facciamolo. Tutti insieme, perché possiamo ancora cambiare il risultato di queste elezioni. Non abbiamo perso, noi dobbiamo vincere e vinceremo, cazzo. Scusate, questo è uno sfogo. Per quello che riguarda invece... Abbiamo tantissimi interventi e non vorrei tenere il pubblico fino a colazione. No, finisco, ma mi andava di dirlo, perché questo ci vuole dare un po' di... Svegliamoci, diamo un po' di sveglio al partito. Ok. Questo è il mio discorso. Poi per quello che riguarda invece quello che hanno fatto i candidati, il PD ha fatto tanto per l'industria. A me mi ha dato fastidio, l'altro giorno sentivo la televisione, quello che ho sentito dire, ma cosa sta dicendo quella persona che non voglio citare? Guardi che Roberto, il nostro partito, per la piaggia, ha fatto e sta facendo, non ce lo dimentichiamo. Forse prima di raccontare certe menzogne, che si informi quella persona prima di accusare e dire che il nostro partito non fa, che non crede sui lavoratori, che non aiuta le fabbriche in crisi. Non è vero, questa è una falsità. Basta, chiudo, passo un attimo al mio collega che ha con lui due parole su quello che è stato. Non è facile parlare dopo di lui. Buonasera a tutti, Giorgio Luisotti. Io sono appartenente alla direzione navi militari, da poco rientrato. Ho vissuto un'esperienza bellissima a Sestri Ponente, cantiere che fino a pochissimo tempo fa era dato per defunto. Io sono genovese e tengo moltissimo al mio territorio e alla mia azienda. Lavoro fortemente per la mia azienda, come diceva Alessandro, come tutti i lavoratori di Fincantieri e, permettetemi di dirlo, tutte quelle aziende che aiutano Fincantieri a costruire le navi, che sono tante, sono del nostro territorio e sono italiane e sono un partner eccezionale. Le politiche che sono state messe in atto dal governo, dal nostro governo, dal governo attuale e dalla gestione pensata dal PD
sono quelle che hanno fatto sì che Fincantieri ritornasse leader mondiale, mondiale, mettiamocelo nella testa, Fincantieri leader mondiale nella costruzione di navi da crociera. Ieri ho presenziato una riunione interna nostra dove si parlava di carico di lavoro per i prossimi anni. Bene, abbiamo tantissimo lavoro, siamo arrivati al paradosso di non sapere più dove fare le navi, scusate se poco. Diamoci un applauso perché siamo capaci di fare questo. Okay? L'Italia è anche questo, non sono solo le brutture che qualcuno va a sbandierare. E poi parliamo di Sestri Ponente. Sestri Ponente che è una storia secolare, perché le navi di Sestri Ponente partono dal 1800 e dintorni. È ritornata leader nella costruzione del suo segmento di produzione. È un cantiere e un'area dove si lavora veramente bene e dove il lavoro viene svolto con grande orgoglio e con grande professionalità. Ultimamente si è sentito parlare, gira una voce, di un bacino nuovo, ancora più grosso di quelli esistenti. Questo proietterebbe Sestri Ponente nell'ambito internazionale per le grandissime costruzioni che in questo momento, territorialmente parlando, sono solo appannaggio nel nord-est italiano. Comunque sia, siamo orgogliosi di Fincantieri e ringraziamo il PD, Roberta e tutti quelli che a oggi hanno operato per far sì che Fincantieri non fosse un deserto dei tartari. Vi assicuro, io nel 2014, entrando a Sestri Ponente, ho contato 30 persone in cantiere. 30. Un cantiere che antecrisi aveva come soli operatori diretti 1000 persone. Io sono arrivato lì con 30 persone, tutto da ricostruire. Non è stato per nulla facile. Fincantieri ci sta riuscendo, i lavoratori genovesi ci stanno riuscendo e le ditte e gli operai hanno pari diritto. Attenzione, non dimentichiamolo. Grazie mille. Grazie. Grazie ad Alessandro, Robertino e Giorgio. Io chiamo nel frattempo Alessio Malone.